Vediamo come aggiungere del dettaglio su questo nostro effetto di fontana. Naturalmente possiamo aggiungere del dettaglio con del spawn, quindi uno spawn trails che troviamo a particle spawn, quindi la possibilità di inviare delle informazioni oltre agli effetti che abbiamo già visto, delle informazioni che riguardano il fatto di poter inviare altre particles. In questo caso, se utilizziamo lo spawn trails, siamo a una visualizzazione più bassa rispetto a prima, al 25%. Vediamo che abbiamo a disposizione la possibilità di generare un effetto di coda, quindi generare delle particles direttamente anche dietro. Abbiamo un effetto qui che non è bellissimo a vedersi, ma possiamo anche tenerlo. Naturalmente possiamo lavorare su questi parametri, possiamo scegliere anche di dopo la morte, lo spawn dopo la morte, quindi che cosa succederà dopo che esse muoiono, oppure dopo la collisione. Esse non hanno assolutamente nessuna tipologia di effetto in questo determinato caso, però possiamo rallentarle, per esempio, possiamo assegnare un valore di caos verso l'app, possiamo anche assegnare altre tipologie, altri valori. Naturalmente quello che possiamo realizzare in questo caso è probabilmente lo spawn trail. Abbiamo a disposizione la possibilità di creare di fatti un effetto di scia delle stesse. Naturalmente viene creato anche nella parte in cui magari non ci interessa o comunque è meno importante. Vediamo che cosa succede se io vado a abbassare notevolmente il mio deflettore, che è quello che dove ovviamente vanno a generarsi le mie particles. Ecco qua, avremo sempre un po' questo effetto, quindi volendo possiamo anche evitarlo, però sappiate che comunque possiamo creare queste scie senza grandi problemi. Andiamo però a disattivarlo poiché non è di nostro interesse tenerlo per ora. Altra cosa che possiamo fare, allora, andiamo a riportare la visualizzazione al 100%. E altra cosa che potremo fare è sicuramente aumentare il rate anche a 120 se vogliamo avere più particles possibili. Vediamo allora come poter generare comunque allora il materiale di questa è la mesh di questa nostra il nostro sistema. Possiamo utilizzare un effetto metaparticles e andiamo a vedere con la dimensioniamo prima a impostare da standard, andiamo a impostare spherical, la visualizzazione impostiamo mesh per andare a visualizzare di fatti. Vediamo che la grandezza delle nostre particles può andare bene. Potremmo tenere anche questa tipologia qui senza grandissimi problemi. Tenerla e andare a inserire il materiale acqua e renderizzarla senza grandissimi problemi di fatti. Possiamo andare a vedere però con la modalità metaparticles. In questo caso c'è da lavorare un po' sulla tensione. Variazione avendo 25%. Potremmo anche utilizzare tutti e due i sistemi, quindi sia le metaparticles sia le modalità standard. Vediamo quindi con la modalità standard io preferiamo anche andare a modificare, per esempio 2, un po' troppo, 1,6. Diamo sempre il solito 25%. Un po' grandi, quindi per essere gocce 1 va più che bene. Spostiamo la nostra camera.